Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale Mastro Titto, secondo episodio per la nostra serie di Horizon Zero Dawn. Quindi dopo anni di duro addestramento siamo finalmente cresciuti e siamo pronti ad affrontare le varie difficoltà e sfide che ci si proporranno di fronte di volta in volta. Per cui la prima cosa da fare, oltre ovviamente ai vari consigli del gioco che adesso vi spiego io per l'esattezza, è ripulire un pochettino la zona. Ricordo ancora che stiamo giocando questa avventura, e lo ricorderò anche nel titolo di ogni episodio, a modalità difficile, non normale o facile come fanno in troppi e fanno male. Nel senso, se voi vi sentite di giocarlo a facile o normale, fate bene. Personalmente penso che curare una serie alla portata di più persone debba essere fatta innanzitutto per dare una mano ed esporre le qualità di un titolo. Per cui non c'è cosa migliore che affrontare avventure simili con preparazione ed esperienza, se se ne hanno, per affrontare per l'appunto tutta difficoltà difficile e dare diciamo, un orientamento e una panoramica sempre maggiore ed approfondita su quello che sono per l'appunto le caratteristiche del gioco. Tutto qui. Quindi abbiamo ripulito il tutto e facciamo un salvataggio manuale al falò o rapido. Manuale, salviamo noi direttamente su uno slot. Rapido può essere sovrascritto di partita in partita, quindi facciamo quello manuale. Benissimo, abbiamo salvato la partita e ci accorgiamo di aver interagito col falò perché si è acceso, quindi un'ottima cosa. Cosa ci diceva il gioco poco fa? Praticamente abbiamo anche l'utilizzo della lancia per un combattimento a corto col tasto R1 o R2. Con R1 possiamo fare una combo di tre colpi, come vedete va anche più lunga, che è una combo per l'appunto veloce. Qui abbiamo dei fantocci, ne approfittiamo per picchiare un po'. Vediamo come in 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 colpi stiamo distruggendo vari pezzi dell'avversario, ma è ancora in piedi. Col tasto R2, con un semplice colpo, possiamo affondare direttamente l'avversario, quindi atterrarlo. Questo attacco è chiaramente più lento e ci espone per più secondi ad essere colpiti, quindi non possiamo schivare o d'altro. Però, se riusciamo a mettere a segno il colpo, abbattiamo direttamente i nemici. In più, con questi fantocci possiamo fare anche un pochettino di pratica sull'utilizzo dell'arco. Vedete com'è? Basta semplicemente mirare con L2 e spariamo le frecce con R2. Possiamo anche avvicinarci e vediamo che il colpo non era poi tanto male, ecco, insomma. E va bene così, anche se abbiamo sprecato una freccia non fa nulla. Quindi, con uno scattino di L3, quindi un colpettino, Ha detto che saremmo andati a casa. continuiamo ad avanzare. Perché non è qui? E andiamo alla ricerca di Rost, anche perché sappiamo che mancano 2 giorni a questa benedetta prova per cui ci stiamo addestrando probabilmente da più di 10 anni. E però Rost non si fa vivo, dobbiamo andare a caccia insieme ma non sappiamo che fine abbia fatto. Mentre recuperiamo anche delle erbette e dei legnetti in giro. Che cosa ci fa lassù? E l'abbiamo visto poco Ma più è avanti. lì immobile. Arrivati qui Cosa alla sta parete vediamo che facendo? c'è un appiglio giallo e quindi possiamo saltare con X, ci aggrappiamo e andiamo ancora su. Vedete anche Aloy quanto è leggera ed agile anche a scalare eventualmente rocce o Aloy, ostacoli. E sei sentiamo qui? cosa ci dice Rost. Qui sempre scelta multipla, onestamente mi sento di interpretare il pensiero di Aloy in maniera molto affettiva verso Rost, anche perché è un tutore ma anche un padre, una figura comunque sia genitoriale e paterna. Quindi va tutto bene? Vuoi stare da solo? No. Dobbiamo parlare. Ho riflettuto sul tuo addestramento, Aloy. Hai imparato a cacciare e a sopravvivere. Ma non sono riuscito a insegnarti una cosa. La vuoi imparare? Ma certo, imparo sempre ciò che mi insegni. C'è stato un problema di recente. È l'occasione giusta per imparare questa lezione, ma sarà pericoloso. Devi essere pronta. Oppure morirai. Scendi fino all'abbraccio e caccia per ottenere le parti per le frecce incendiarie. Frecce incendiarie? Di che tipo di problema stiamo parlando? Quando avrai le parti, raggiungimi alla porta, oltre il villaggio di Cuore della Madre. Alla porta nord, al confine dell'abbraccio. Sì, rimettiti in viaggio. Ok, quindi possiamo anche dirgli che vi recupererò le parti. Così Andrò a tagliamo cercare corto le e andiamo parti. direttamente Passerò all'azione. anche a trovare Karst. Aloy, quell'uomo infrange la legge ogni volta che ti parla. Sono felice che sia così. Voglio un lanciatrappole e non c'è nessun altro mercante che tratta con gli emarginati. Riempilo di munizioni, allora. Quell'arma ti tornerà utile, Quindi abbiamo due stanotte. obiettivi. Sembra un Possiamo andare a po' recuperare il pessimista. lanciatrappole. Va bene, ci E vediamo alla dobbiamo porta. anche andare a sconfiggere un po' di mostri meccanici per poter recuperare i componenti per le frecce incendiarie, che sono comunque sia un'alternativa molto valida alle semplici frecce normali. Mi Quindi di qui sembra con davvero X ci troppo poco. attacchiamo
Ah, la corda gialla. Scendiamo. Ed abbiamo infatti due obiettivi sulla mappa come destinazioni di storia principale, quindi obbligatoria. È indifferente da quale vogliamo partire, più o meno la stessa cosa, possiamo anche andare a recuperare il lanciatrappolo e poi andare a affrontare i nemici o viceversa. Tanto vi mostro comunque sia entrambe le cose senza nessun tipo di difficoltà. In tutta la vita. Qui il gioco ci spiega anche che possiamo salvare accedendo al falò. Ma le cose cambieranno dopo la prova. E così facciamo. Due giorni e avrò delle risposte. Bene, è ora di raccogliere le tante domande, nessuna risposta. Quindi nel mentre scendiamo. Siamo sempre attenti a non fare grandissimi salti o buttarci da precipizi, anche perché il danno è veramente ingente e sostanzioso. Cuore della madre. Ancora due giorni e scoprirò come è fatto. Un sacco di gente. Ovviamente noi non siamo mai stati all'interno del villaggio, che per l'appunto si chiama Cuore della Madre, quindi siamo anche curiosi di sapere come è fatto, quante persone ci sono e chi abita lì dentro, anche se poi in realtà non possiamo parlare con nessuno perché siamo degli emarginati. Quindi di qui possiamo innanzitutto andare sulla sinistra, quindi svoltiamo rapidamente. Ed abbiamo di fronte due obiettivi. Il secondo, che dovrebbe essere appunto l'affrontare i nemici, è più vicino del primo. Quindi anche senza lanciatrappole cerchiamo comunque di cavarcela. Continuiamo ancora ad avanzare. Poi ovviamente più avanti negli episodi, ragazzi, vi chiarisco subito che alcuni passaggi di corsa dove non c'è niente di particolare ve li accelero, ve li taglio subito, così che non perdiamo troppo tempo. Detto anche questo, di qui si può scendere anziché andare sopra. Ok. Abbiamo altri oggetti da raccogliere, sono sempre tutti molto importanti, quindi la nostra pazienza viene comunque sempre ampiamente ripagata. Salvataggio rapido e si va. Di qui recuperiamo l'ultima erbetta, la frigiradice, e da qua iniziamo ad abbassarci perché comincia l'azione vera e propria. Allora, ciò che possiamo fare è arrampicarci qui sopra e tentare di passare tutto in alto, oppure passare velocemente qui sulla destra come stiamo facendo e utilizzare ciò che abbiamo per cavarcela. Col touchpad, se lo premiamo, in realtà si apre questo menu. Il gioco non ci ha detto ancora nulla, però ve lo dico io, perché bisogna prendersi anche le giuste ricompense per quanto fatto finora, le giuste precauzioni. Allora, da qui con L1 e R1 possiamo spostarci tra i vari menu. Andiamo su abilità perché abbiamo 3 punti. Questa cosa è ottima per tutte le difficoltà, ragazzi, a qualsivoglia difficoltà si giochi questa cosa è sacra e funziona sempre. Andiamo ad imparare alcune abilità iniziali che saranno veramente già determinanti dai primissimi combattimenti, faranno veramente la differenza tra un gameplay fatto con i piedi e una cosa professionale, che è giusto che sia così. Quindi come sappiamo fare solo noi. Quindi, vedete già che ci sono 3 rami, vi li spiego molto molto velocemente. Predatrice, audace e raccoglitrice. Predatrice è qualcosa di uno stile stealth come gameplay, l'audace è un po' più in cagnara, a buttarsi nella mischia. La raccoglitrice è per le risorse, quindi per ora raccoglitrice la lasciamo stare. Ci concentriamo su che cosa? Innanzitutto sul colpo silenzioso, perché è qualcosa di spettacolare, come vedete anche nel piccolo video sulla destra. Praticamente con R1, se non ci facciamo scopare, andiamo dietro alle macchine e possiamo direttamente abbatterle con un colpo solo, senza fare rumore. Quindi manteniamo il nostro stato di invisibili, uccidiamo il nemico e possiamo andare oltre. Quindi questa abilità va presa subito, costa un punto, l'abbiamo comprata. Dopodiché vediamo, abbiamo atterraggi e riflessi, non sono importantissimi. Mentre abbiamo di buono, vediamo un attimo, il richiamo, questo è veramente buono di raccoglitrice, ottimo già per cominciare, perché ovviamente dal menu rapido sulla sinistra con le croci direzionali possiamo selezionare il punto esclamativo e quindi fischiare e attirare il nemico più vicino a noi. Quindi per le sentinelle questa cosa è ottima, per eliminarla senza destare attenzione mentre siamo nell'erba alta. Quindi prendiamo anche richiamo. Ultima abilità, volendo possiamo prenderci concentrazione. Mentre miriamo, premiamo anche R3, c'è un indicatore sulla destra, una piccola barretta bianca che si scarica, e quello è il tempo che abbiamo per rallentare per l'appunto l'azione e sparare con maggior tranquillità. Quando si scarica la barra dobbiamo aspettare alcuni secondi che si ricarica per poter riutilizzare la concentrazione. Però nel mentre impariamo anche questo, così che se ci scoprono abbiamo modo anche di cavarcela a suon di frecce con maggiore tranquillità.
abbiamo più tempo anche per pensare. Quindi, fatto questo, abbiamo queste tre abilità che sono ottime. Selezioniamo con la croce direzionale sinistra il fischio. Mettiamo, ovviamente, con giù, fischiamo per attirare l'attenzione dei nemici. Possiamo anche usare R3 per identificare meglio i nemici di fronte a noi. E mentre il cavallo meccanico si avvicina, R1 appena c'è dichiarata l'azione, e lo abbattiamo senza far scoprire da nessuno quello che stiamo facendo. Quindi è andata benissimo. L'altro cavallo si è accorto della carcassa del compagno, così come la sentinella. Qui è un attimino più scomoda. Vediamo se funziona bene la cosa. Abbiamo attirato ovviamente la sentinella dal rumore. Ci avviciniamo. Con R1 colpiamo silenziosi. Abbiamo visto come, nonostante sia a 2 metri, l'altro animale non ci ha visto. Quindi l'uccisione silenziosa è veramente un'animazione che ci rende completamente invisibili al nemico. Uccidiamo anche quest'ultimo qui. Torniamo nell'erba alta e attiriamo ancora una volta la sentinella. Ovviamente tutto potevamo tentare di farlo anche lanciando i sassi, però è molto più scomodo. Quindi non sempre conviene fare così. Vedete come così il gameplay diventa un pochettino statico e anche leggermente noiosetto. Però nelle prime fasi, laddove non abbiamo potenziamenti, non abbiamo nulla e combattere è comunque estremamente pericoloso, questo fa la differenza, per l'appunto, come vi dicevo prima, tra un gameplay fatto con i piedi a casaccio e una cosa fatta veramente per bene. Come è giusto mostrarvi anche per darvi una mano. Ok, e continuiamo così a fare praticamente il massacro di fronte a noi di carcasse di cavalli, senza rischiare praticamente nulla. Inoltre prendiamo molti punti esperienza dalle varie uccisioni, possiamo anche avanzare per far prima, da dove sono troppi nemici, e vedete anche che con un gameplay un pochino più action le cose si risolvono lo stesso, però rischiamo di essere colpiti pesantemente. Quindi vedete come tutto cambia. Di qui andiamo a schivare gli attacchi, R2 per abbatterlo, ed R1 per il colpo di grazia. Quindi vi ho mostrato come all'inizio sia ovviamente molto meglio farla stealth. Se poi a un certo punto vi annoiate per qualsivoglia motivo oppure vogliate azzardare un gameplay un pochettino più aggressivo, lo potete tranquillamente fare. Il consiglio è di schivare con cerchio gli attacchi dei nemici, R2 per il primo colpo appena si è schivato l'attacco che ci è venuto incontro per far cadere il nemico e stordirlo, e poi colpi veloci di R1 per il colpo di grazia, per abbatterlo. Appena abbiamo eliminato le minacce più vicine, ci rinascondiamo e attiriamo gli altri. Di qui adesso andiamo alla pulizia completa. Frammenti, lenti e folgore. Nel mentre con la croce direzionale su utilizziamo anche le erbette per metterci un po' di vita. Vedete come si scarica di conseguenza mentre recuperiamo punti vita. E abbiamo fatto anche 1570 punti esperienza, veramente in 2 secondi. Andiamo a ripulire tutti i vari nemici, recuperiamo tutte le varie risorse in giro, tra quelle più vicine e comode. Ho preso anche un'altra lente, con questi oggetti rari importanti. Non abbiamo consumato frecce né altro. E recuperiamo anche di qui il sassolino. Quindi, diciamo che in sostanza dovremmo avere tutti gli oggetti necessari per creare le frecce incendiarie. Infatti il gioco ci dice tieni premuto L1 e vedete come sulla sinistra c'è un pochettino l'altra barra davanti di spiegazione, però sullo sfondo si vede. Noi andiamo verso, diciamo leggermente a sinistra verso il basso, quindi in basso a sinistra, dove l'indicatore giallo fa sulla freccia incendiaria. Da lì, sempre tenendo premuto il tasto L1, premiamo anche X, utilizziamo gli oggetti e creiamo delle frecce incendiarie. Quindi vedete che con questo menu rapido, su e giù in questo modo, possiamo tranquillamente cambiarle in qualsiasi secondo. Infatti vedete anche la freccia sull'estremità alla fiamma. Fatto questo, raccogliamo altri oggettini e altre erbette. Inoltre un'altra cosa, in teoria, non sono sicurissimo ma credo sia comunque giusto, quando vedete un più sotto la barra delle scorte mediche, vuol dire che noi abbiamo già una barra più l'altro pezzo che vedete, quindi il più sta per una barra piena completa. Di cui vi mostro anche un approccio un pochettino diverso, che è più action con arco e frecce. Quindi possiamo innanzitutto far così. Con R3 evidenziamo il bersaglio. Poi vediamo che ha appunto il fusibile da sopra la schiena. Lo miriamo e gli spariamo. Da qui, concentrazione con R3, vedete che abbiamo rallentato il tempo e gli spariamo all'occhio centrale. Vedete anche però quanto poco danno si fa. Dando però fuoco, attenzione, a quella capsula che ha sulla schiena, questa cosa non la sapevo, l'ho imparato adesso insieme a voi, credo di aver capito, si fa esplodere direttamente il nemico. Però ovviamente tutto questo genera una gran confusione e prendiamo anche del danno, come avete visto, infatti adesso mi ricuro.
Quindi non sempre l'approccio arco e frecce, o comunque un approccio più dinamico e aggressivo, premia in Horizon. Al momento premia molto di più, e soprattutto ribadisco, a difficoltà difficile, un approccio. Oh, modifica per armo, ok. Scusate. Un approccio stealth. Ok, altra spiegazione velocissima. Vi dico un sacco di cose, tutte utilissime. Col touchpad riapriamo il menu, andiamo su creazione e modifichiamo l'arma. Alcuni nemici rilasciano in maniera casuale, appunto, degli oggetti utili per modificare le armi. Andiamo sull'arco, che è il nostro unico equipaggiamento per ora. Su uno slot vuoto sempre con X, e possiamo mettere bobina più 15% danni. È ovviamente molto raro. Credo che una volta utilizzato l'oggetto non si possa più riutilizzare. Però vedete quanto riesce ad aumentare comunque sia la potenza delle frecce che lanciamo. Quindi sicuramente tenendo premuto X l'andiamo a mettere, il nostro arco fa il 15% in più. E mica male. Raccogliamo anche Lo della metto vita. via. E continuiamo ad avanzare sempre in questa direzione. Ah, vuole anche che modifichiamo gli abiti. Creazioni. Gli abiti non possiamo far nulla, le munizioni forse sì. Non so in che senso, forse c'è direttamente il menu anche per creare gli equipaggiamenti in più, cioè le munizioni, scusate, laddove non vogliamo farlo col menu rapido. Però da menu rapido mi sembra un pochettino più comodo. Fatto anche questo, nonostante qui la parte di missione principale sia stata svolta, io resto sempre da queste parti perché vi mostro già dove possiamo andare ad ottenere la prima missione secondaria del gioco, che comunque sia molto semplice ma anche molto simpatica e utile da completare. Quindi, se non ricordo male, abbiamo scoperto anche un falò. Che fortuna! Ok. E abbiamo visto che da questa parte possiamo ovviamente interagire con una missione secondaria. Di lì c'è un bel fagiano. L'ho anche preso in mezzo all'erbetta. Possiamo recuperare alcuni pezzi. Ovviamente c'è un po' di confusione perché i nemici ci hanno visto. Questo qui addirittura viene ad attaccarci. Quindi lo affrontiamo tranquillamente. Scriviamo il suo attacco e ci andiamo di R2. Vedete però che tende a stare un po' distante, quindi approfittiamo anche del suo momento da fermo. Ancora le due. E l'abbiamo sconfitto. Lo spazzino. Frammenti, recipiente e folgore. Va bene così, ci curiamo. Se non stessero E cercando me, ci sono diversi spazzini in zona e fanno anche molto male. Non l'ho mai affrontati prima d'ora, quindi scusate se tentenno un po' il gameplay, però cerco di imparare anche per spiegarvi correttamente come si affrontano. Ben visto che fanno solo un attacco iniziale, poi restano fermi, per cui R2, un paio di R1, ancora R2, per riabbatterli subito. E chiudiamo la questione. Ne prendiamo i pezzi e vediamo che altro c'è, se la cosa si calma un attimo. Ok, rimaniamo bassi nell'erba, in teoria non dovrebbero vederci più. Stanno un attimo credo di buoni. essere al sicuro. Benissimo così. Ed è proprio qui, ragazzi, vicino a questo falò. Adesso vi ingrandisco anche la mappa, perché comunque se non è facilissimo orientarsi subito. La missione è qui. Noi stavamo qui in mezzo ai corsieri, siamo andati poco più avanti da questa parte. Dal punto esclamativo possiamo raggiungere questa sottomissione. Non so se è il caso di farla subito di storia in realtà, però io l'ho trovata e direi che la possiamo anche svolgere. Parliamo con Tok. Vuoi parlare con un'emarginata? Non ha importanza. Mi serve davvero aiuto. Qual è il problema allora? È la tua gamba? No, il problema è mia figlia, Arana. È in pericolo. Ha inseguito uno spazzino vicino a culla della madre. Non riesco a camminare. Figuriamoci a cercarla. Ti prego, trovala. Ok, decidiamo di accettarlo. Se Cercherò posso, di aiuterò aiutare tua Arana. figlia. Assicurati che stia bene. Perché ho deciso di andare a prendere questa Loro. missione, di mostrarvela e poi di svolgerla immediatamente, anche nel mezzo della missione principale? Proprio perché andando a svolgere questa missione di livello 4, oh no, aspettate, secondario, ok, sì, sulle orme della madre, riusciamo anche ad arrivare esattamente in teoria alla destinazione della missione principale. Quindi prendiamo due piccioni con una fava, ci togliamo il pensiero e ci divertiamo anche a fare una cosa un pochettino diversa. Intanto prendiamo un po' di vita qui là, che non fa mai male. E torniamo a seguire quella che è la nuova destinazione di questa missione. Vedete che è molto più vicina rispetto a quell'altra, però poi si estende e andiamo oltre.
Io ancora una volta, ragazzi, vi invito a farmi sapere se la serie vi piace, se vi piace così come la giochiamo, così come vi faccio i commentari. Qui passiamo anche sui tronchetti. Qui ci sono delle sentinelle di merda. Però in teoria non gli diciamo nulla, ce ne andiamo. Ok. Non posso scendere. Ah, è bloccata qui. Benissimo. Quindi, cosa facciamo? Intanto ci abbassiamo. Aiutatemi! Attiriamo ovviamente le varie sentinelle nell'erba. Quindi avete visto che anche agitando i nemici, se ci allontaniamo un po', vi ho mostrato anche come è possibile che si calmino leggermente. Per poi andarla a affrontare con maggiore tranquillità. Un po' come era in Metal Gear. Ci facciamo scoprire dalle guardie, vanno in allarme, ma se ci nascondiamo dopo un po' l'allarme passa e tutto torna tranquillo. Cercando comunque sia di attirare il più possibile questi nemici, che non è che facciano molto per venire qui. Ecco il primo che si avvicina, un colpo silenzioso. Gli altri cercheremo di prendere le spalle laddove sarà possibile. Ce ne sono tre se non ho visto male. Passiamo a quest'altro gruppetto d'erba, sono più di tre, sono veramente tante. Questo l'abbiamo attirato. Colpo silenzioso ed è morto. Tirata anche quest'altra. Altro colpo silenzioso. E poi in teoria ce n'è un'altra ancora che non vedo più qui davanti. Quindi usciamo anche allo scoperto. Prendiamo la vita e andiamo a cercarci l'ultima. Ok, è laggiù perché ci ha visto. Benissimo. Ci nascondiamo qui sotto. Ultimo colpo silenzioso e le abbiamo abbattute tutte. Così sembra. Abbiamo anche fatto un bel level up. Quindi ci siamo presi un punto abilità e 10 punti vita in più. Grazie per avermi salvato da quelle macchine. Ripuliamo un pochettino la carcassa di alcuni nemici. Fatto anche questo, l'ultimo indiro lo lasciamo, non è importantissimo. Andiamo a parlare con la ragazza, quindi la figlia del tizio che abbiamo trovato lì disteso. Grazie. Parliamo con Arana. Credevo che quelle vedette mi avrebbero fatto a pezzi. Tuo padre ti sta cercando. È ora di andare a casa. Lo sapevo. Ma prima devo recuperare la lancia di mia madre. Ed è da qui, ragazzi, da questa evoluzione della missione secondaria. Gli diciamo anche che l'aiutiamo, cercheremo la sua lancia, la lancia della madre. Che riusciremo a tornare anche sui nostri passi. Quindi andare poi a svolgere, a completare la prima missione principale. E poi raggiungeremo anche il luogo dove si trova la lancia. E l'andremo a recuperare per portargliela. Così che missione principale e secondaria saranno svolte entrambe. Questo è un ottimo modo anche per interpretare alcune missioni e un po' il gameplay del gioco, proprio per evitare di fare 100.000 viaggi avanti e indietro. Ok, di qui dobbiamo esplorare l'area col focus, quindi con R3, un po' come era in The Witcher che esploravamo la zona di dintorni con i sensi da Witcher, possiamo trovare delle tracce, delle indicazioni che ci fanno capire grosso modo dove dobbiamo andare. Evidenziamo con R1 la traccia e vediamo appunto del fumino viola. Andiamo da questa parte, proprio seguendo quelle che sono le indicazioni. Di qui il tragitto è piuttosto lungo e vi concludo il discorso fatto prima, per cui vi dico, ragazzi, di approfittare tranquillamente dello spazio dei commenti, ma così anche della pagina Facebook, non soltanto di YouTube, per farmi sapere effettivamente se la serie vi piace, se vi piace come la stiamo portando avanti, se il commento arriva bene nonostante vi chiedo scusa, rumori, incertezze e il microfono di merda, tutto quello che volete voi che ci avete veramente ragione. Di qui ancora evidenziamo la traccia R3 e R1, così proseguiamo. E quindi fatemi sapere se vi piace. Sono perfettamente consapevole che ormai da settimane su YouTube, anche su canali stranieri, c'è già la serie completa con tutto quello che volete. A noi è arrivato il 1° marzo, io da qui in poi posso fare qualcosa per venirvi incontro e curare questa serie assieme. Quindi fatemi sapere se vi piace, qualsiasi cosa, io sono contento di leggere i vostri commenti e eventualmente di rispondervi. Detto questo, tra volpini vari, possiamo anche massacrare i vari nemici con la lancia tranquillamente, se riusciamo. Ho anche arco e frecce, concentrazione, freccia, spara, morto, via. Per prendere poi quelle che sono le carni e pelle di volpe, continuiamo a prendere le varie risorse in giro, che non fanno mai male, chiaramente. Non ne abbiamo mai abbastanza. È meglio controllare dall'altra parte. Le bette in giro. Di qui refresciamo ancora
l'identificazione del reticolo. Quindi ancora R3 ed R1. Cerchiamo ancora eventualmente tracce. Eccole lì. Trovata. E continuiamo a seguire ancora il tutto. Di qui attraversiamo il fiume. E recuperiamo questo legnetto qui. Di qui ancora R3 ed R1 per evidenziare le tracce. E proseguiamo tutto d'un fiato fino a destinazione. Intanto ragazzi, non mi resta altro di dirvi di ammirare la bellezza del paesaggio. Sempre illuminazione, il cambio giorno-notte. Lasciamo perdere anche il cinghialotto che non ci ha fatto nulla di male. Arriviamo a questo falò. E siamo arrivati alla porta sud dell'abbraccio, dove comunque sia il clima cambia repentinamente e torna la neve. Laggiù già vediamo che ci sono delle sentinelle, si intravede qualcosa, quindi ci facciamo piccoli piccoli e passiamo qui sotto in mezzo, ecco, alla vegetazione più alta. Prendiamo la lancia. Recuperiamo la lancia, cosa affatto semplice. Già vedo sulla destra che c'è un percorso che possiamo seguire, quindi ne approfittiamo. Facciamola molto stealth fin dove riusciamo. Capriole veloci. Passiamo qui sulla destra con la scalettina X che ci arrampichiamo e andiamo su. E qui si sale ancora da questa parte, c'è l'appiglio e la scaletta. Siamo arrivati qui in alto e passiamo tramite il cordone giallo. Vediamo questo passaggio dov'è che ci porta, se ci rende la vita un pochino più semplice. Il nemico ci ha quasi visto. E qui sotto c'è qualcosa. Allora, cosa facciamo adesso? Touchpad. Abbiamo un punto abilità, vediamo se siamo fortunati oltretutto. Costa 2 punti, ci arrangiamo, pazienza. Volevo fare un colpo dall'alto, ma non abbiamo ancora i mezzi necessari per farlo. Scendiamo sperando che non ci sentano, invece ci ha sentito mezzo mondo, la battiamo velocemente con R2. E questo già è eliminato. Adesso ci accucciamo e passiamo velocemente nell'erba alta. Così facendo col fischio, o semplicemente aspettandoli, li abbattiamo uno per uno. Uno si è allontanato, uno dovrebbe essere un po' più vicino qui dietro. Cerchiamo di attirarlo. Un altro non so cosa sta facendo. Oppure possiamo tranquillamente andare dietro l'avversario e ci ha visto purtroppo, ci ha anche colpito. E tentare un colpo da dietro, però altrimenti va bene anche così tranquillamente con l'R2. E lo eliminiamo. Di qui sempre velocemente torniamo nell'erba alta. Eliminiamo i vari nemici. Il primo è andato. E va anche il secondo. Quindi avete visto come sono comunque sia macchine diverse. Nel secondo caso abbiamo la sentinella. Nel primo c'era la macchina, quella più forte, che per l'appunto deteneva anche la lancia della madre. Quindi c'è differenza tra spazzino e vedetta, da non confondersi, altrimenti succede un casino. Usiamo anche un po' di vita. Torniamo in piedi, continuiamo ad ispezionare tutti i vari nemici. Abbiamo trovato anche la lancia di Arana, eccola lì, ottenuto, sotto i 3 cavi. Quindi l'obiettivo di missione è stato completato. Recuperiamo anche altra roba dallo spazzino, eventualmente la vita che abbiamo consumato. E possiamo tornare indietro. Tornando indietro però ragazzi, sono molto curioso di aprire la mappa e di vedere se riusciamo anche a capire dov'è la missione principale, così che con un giro solo le guidiamo tutte e due. Che sono convinto che si possa fare, magari sbaglio, però chissà. Questa è la secondaria, l'abbiamo capito. Per le missioni principali invece non so se cambiandole succeda qualcosa, non credo. Vediamo un po'. Vedete come è molto più vicino, l'altra era tipo qui su. Qui più su anche del cavallo grosso modo. Quindi intanto andiamo a consegnare questa qui e poi andiamo a fare la secondaria. Ovviamente ne approfittiamo anche strada facendo per fermarci al falò e salvare manualmente la partita. Le risorse, che se ne dica, sono sempre importantissime. Un tacchino.
abbattuto. Yeah. Ok, di lì arriviamo al capanno, che era comunque, sia ribadisco, la seconda parte della missione principale. Cioè andiamo a parlare con Karst per comprare un lanciatrappole. Gli parliamo, lui è accucciato per non farsi vedere. E cerchiamo di completare bene, questo scambio. Bene, bene, un'emarginata alla mia porta. Che la madre mi protegga. Sei sorpreso di vedermi, da come ti guardi attorno per assicurarti che nessuno ci veda. Attento, o ti rompi il collo. Sono sempre dolori quando appari tu, in un modo o nell'altro. Ok, decidiamo di scambiare in alto a destra. Quando sono venuta, avevi un lanciatrappole disponibile. C'è ancora? Ma certo. Però devi portarmi la lente di uno spazzino. Che ci posso fare? Le armi speciali non sono economiche. No, oh, ma ti pago. Ho abbattuto uno spazzino poco fa e ho una lente in condizioni perfette. Aspetta a me stabilirlo. Fa vedere. Quindi abbiamo già tutti i materiali e possiamo tranquillamente acquistare il lanciatrappole. Teniamo premuto X e lo prendiamo. E adesso vi spiego anche come funziona. Lo mettiamo sulla destra, per praticità, quindi all'opposto di quello che è l'arco. Inoltre qui possiamo anche comprare delle risorse sempre tramite i frammenti di metallo. Vedete, come vi dicevo poco fa, o il video precedente, come il frammento di metallo sia appunto la valuta di scambio del gioco, quindi una sorta di moneta oltre che di oggetto per fabbricare anche munizioni e quant'altro. Trappole, munizioni, forziere dei tesori. Questo ce lo prendiamo perché è un campione di cassa gratuita. Quindi sempre tenendo premuto X, il pad vibra e ci dà conferma che la transazione è avvenuta con successo. Non so esattamente dove diavolo sia quella cassa, però intanto l'abbiamo sbloccata. Senza cavi fulminanti in cui inciampare. Dici? Non pensavo. Gli diciamo, c'è altro? Dopo sarai ancora qui, se volessi fare un altro scambio. Ci sarò. Come sempre, vedi di portarmi le parti che raccogli dalle macchine abbattute. Migliori saranno, più frammenti ti pagherò. Assicurati di dare un'occhiata al mio inventario, comunque. Chissà, potresti trovare qualcosa in grado di darti un vantaggio nella prova. Ok, arrivederci, abbiamo fatto. Abbiamo finito. Va bene, ci vediamo. Ho quello che mi serve. E adesso da Rost, alla porta nuova. Ok, nuovo tutorial. Poi più avanti, anzi possiamo farlo anche subito perché dopo. Allora, vediamo un attimino se effettivamente è una missione. Non è una missione, mi sembra. Perché è un tutorial che è qui sotto. Livello 8, non è ancora il momento. Intanto vi spiego rapidamente come funziona. Con L1 apriamo l'inventario classico per fare le munizioni e puntando l'analogico destro sulla destra, per l'appunto dove abbiamo scelto di posizionare l'arma, andiamo a mettere il lanciatrappole. In sostanza come funziona? È una sorta di arco, ma anziché lanciare freccia, delle frecce, lancia, diciamo, quella specie di cavo elettrificato dove andiamo a sparare. Ve lo faccio proprio vedere direttamente, anche se il consumo non mi importa. A sinistra la prima ancora e a destra la seconda. Così facendo piantiamo questo cavo laddove i nemici meccanici passano, vengono elettrificati e storditi. Quindi non ricevono danno, però intanto vengono bloccati per 10 secondi, per dirvi. Questo è un ottimo lasso di tempo nel quale possiamo andarli addosso e finirli a terra con colpi di lancia di R1 o di R2. Così da finire in fretta, insomma. E questo è quanto. Per il momento non lo useremo granché, però intanto vi ho fatto vedere come funziona e che cos'è. Fatto anche questo, andiamo velocemente a destinazione, anche perché c'è da fare un po' di strada. E riselezionando la missione giusta, perché ci ha messo quella di storia che per ora non ci interessa, andiamo a consegnare la lancia a padre e figlia. Eccoci qua. Ci facciamo questi bei 400 metri in accelerazione, ragazzuoli. E ci vediamo direttamente a destinazione. A tra poco. Ti hanno data la madre. Aloy è tornata. Con la lancia. Ok, torniamo da Toc e gli parliamo. Ok, sposta. Ti ringrazio. Anch'io. Sono così felice di riavere la lancia. Tua madre ha fatto un ottimo lavoro.
È di fattura eccezionale. Io non sarò mai bravo come lei, ma mi ha insegnato qualche trucchetto. Sarei felice di vedere la tua lancia. Grazie. Mi sembra che ci tenessi molto. Mi dispiace per te. Beh, grazie a te ho ancora la sua lancia per ricordarla. Non dovevi aiutarci, ma l'hai fatto. Lei ti avrebbe ammirato. Grazie, Aloy, per tutto. Missione secondaria completata sulle orme della madre. Quindi abbiamo fatto in 2 secondi veramente sia la missione di storia che quella secondaria. Ed abbiamo un potenziatore per la lancia. Proviamo anche un attimino a smanettare quei menu per capire se possiamo fare qualcosa. Però in realtà la nostra lancia non credo sia ancora modificabile. Non abbiamo neanche altri potenziatori, forse? Non abbiamo nulla, né per questo né per quest'altro. Niente. Va benissimo così allora. Quindi ragazzuoli, la prossima missione sarà la punta della lancia. Però non mi resta altro a dirvi che cosa. Che per questo secondo episodio della nostra serie di Horizon Zero Dawn tutto si conclude qui. Io come sempre vi ringrazio per il tempo che mi avete dedicato e spero veramente di esservi stato d'aiuto. In più, ragazzuoli, fatemi anche sapere se la serie vi piace o se c'è qualcosa che volete cambiare. Laddove posso, vi vengo volentieri incontro. Detto anche questo, al prossimo episodio. Ciao!